Mi prendi sempre i momenti, ma... Ora mi comincia, a questo punto lì, se la metti su quel piano lì, però non tagliare il montaggio. Allora, quando si deve parlare di una finale di Coppa dei Campioni, mettiamo la prima Coppa dei Campioni, la seconda Coppa dei Campioni avvenuta a Milano, allo stadio di San Siro, è stata fra il Feyenoord e il Celtic. Vuoi un tabellino di marcia? Allora, non si deve dire una finale, bisogna, ci vuole un percorso dialettico calcistico, un linguaggio per il calcio specifico. Allora si direbbe, allora si dirà così: in occasione della finalissima della 15ª edizione della Coppa dei Campioni d'Europa, avvenuta allo stadio di San Siro in Milano il 6 maggio del 1970, le squadre, agli ordini del signor Lobello Concetto di Siracusa, fecero il loro ingresso in campo con queste formazioni: il Celtic di Glasgow, campione di Scozia, maglia bianco-verde a strisce orizzontali, presentava numero 1 Williams, numero 2 Hay e numero 3 Gumball, numero 4 Murdoch, numero 5 McNeil, numero 6 Brogan, numero 7 Jimmy Johnston, numero 8 Wallace, numero 9 Hughes, numero 10 Hold e numero 11 Bobby Lennox. I tulipani di Rotterdam, campioni d'Olanda, maglia inquartata di bianco e di rosso, presentavano, opponevano Graafland, Romhain e Israel. Numero 4 Lazaroms, numero 5 Fantai von Bode e numero 6 Asil. Numero 7 Janssen, numero 8 Veri, numero 9 Cindval, numero 10 Van Hanegem e numero 11 Mulhein. Questa era la finale fra il Feyenoord e il Celtic. Tu mi dirai com'è finita? Allora, non si può dire, è finito, si dice il tabellino delle marcature era così composto: al 29esimo minuto il terzino sinistro Gumball porta in vantaggio gli scozzesi, due minuti dopo, e cioè al 31esimo, l'altro terzino sinistro, vale a dire Israel, pareggia per il Feyenoord, e infine al 116esimo, a 4 minuti dalla fine del secondo supplementare, il centravanti della nazionale svedese Ove Cindval regala la Coppa dei Campioni agli olandesi, che rappresenta il primo titolo della loro storia calcistica continentale. Grazie, ho finito. Arriva Van Hanegem, ti chiede Van Hanegem, il perno delle geometrie. Ma io ti faccio un esempio, ma vuoi essere smentito subito? Vuoi essere smentito subito? Dimmi le annate che ha fatto, dall'80 al 90 e quelle dal 90 al 2000. Salon. Le annate che è uscito? Sì. E non mi sta però, mi sta a dire che le annate di Salon quando è uscito a me? Salon quando è nato faceva solo le grandi annate. Ma lo so che ha fatto, a decenni ha fatto 3-4 annate, ma non mi sta, mi viene Bravo, a dire... nel 90 l'ha fatte tutte, come mai? Nel 90 l'ha fatte tutte? Quasi. Nel 90 ha fatto... 95, 96, 97... Ha fatto il 90, poi è saltato il 91, il 92, il 93, il 90, ha fatto il 95, il 96, 97, 97... 98, 99... Va bene,
Perché secondo te? Allora, perché ha avuto successo e gli ci vuole più produzione, lo vuoi capire o no? Oddio, ma che cosa ho capito di me? Ma dove sta sempre in polemica con me su cose che sto già? Mi stai dicendo cose che sto già, no, ora vuoi capire o no? Ma se le sai perché predichi male? Ma no, ma se, ma che palle, questo qua è sempre così, vuoi sempre, lui, vedi, allora, ti faccio un altro esempio. Che predico male? Perché sono cose che tu non sai. Ti faccio un altro esempio. Io sono le cose tue. In Sassicaia negli anni 60-70. Oh, fatto così e lui faceva 18.000 bottiglie l'anno. Il 98 è uscito di Salon. Sì. Grandi e dimmi gli anni 80 che è uscito, perché parli tanto di Salò. E dimmi gli anni 70, i 60. No, quelli non li... so. Ah, allora non vedi. Sicuramente nell'80 ho fatto 3 anni. 89, 85, 84. 82 non l'ha fatto, che è stata una grande annata nello champagne. Vedi che non le sai le cose. L'82 è stata una grande annata nello champagne. Ma non lo so. Non lo so, lo so, non io. So se ha fatto 82, 83. Poi ha fatto 85, 88 e 89, ne ha fatti 5 nella decade degli anni 80. Beh. E poi lo sai che quando una casa, ad esempio il 79, gli anni 70, il 79 non è stata una grande annata dello champagne, però ha millesimato Salon, come ha millesimato nel 71. Dopo, per una maison che millesima, non è detto, anche se non è stata una grande annata, se esce, ecco... Ha fatto 71, poi ha fatto a Usnar, questo è del Balaton, lo fanno a immagini del Balaton, ora credo io, perché anche se Maurino lo conosce, quello che c'ha, ciao, la creperia qui più avanti, lo conosci? In Italia si può toccare, in Francia si deve alzare, con la campagna in Francia bisogna alzare senza toccare. Secondo il Galateo non è carino toccare, non è educativo. Ah, quindi allora hanno ancora ragione i francesi, che alzano, fanno un augurio e bevono. A meno male siamo d'accordo. Il classico italiano, a te sei un francesista. Io sono un amante della vita, al limite sono un socialista, non sono un francesista. Che è francesista? Thank you.